Salve a tutti, nuova puntata di questa serie su Sekiro Shadows Die Twice, chiamato L'anima dei mortacci tua Shinobi, dei mortacci loro, perché mi trovo sempre al solito problema. Prima devo arrivare al toro. Possibilmente senza subire danni o subendo il meno possibile. E poi devo riuscire a capire come utilizzare cose. Allora, quello continua a martellare il terreno. Io spero che qualcuno che veda questo video mi spieghi per quale giappo motivo ci sono dei tizi in tanga che danno martellate alla terra. Io. Io vado via. Salve. Io me ne andrei. Ma perché? Allora. Ok, perché non mi fa fa male? Checca. Non c'era un appiglio qui io prima, vabbè. Ok. Sono sempre in due. Allora. Sono due. Uno è quello. Mette, sentite il cane di mia sorella. Non so se faccia il tifo per me, però penso che lo sentiate. Allora, poi. Porca di quella. Poi lo se si gira a me. Che ma no, porca, vai vai. Oh, stavolta sa aggrampata. Ah, aggranfarsi, diciamo, da noi si chiama premere, vuol dire aggrapparsi, non sa aggrampa, nel senso che sa aggrappa, ogni tanto qualche qualche francesismo di tipo siciliano ogni tanto mi viene. Io volevo fare la kill della stealth, non me l'ha fatta fare, non capisco perché non me l'ha data, che non capisco. Comunque, ok. Allora, di nuovo, ora riprende. Ok, è il suo allegro martellare a terra dei giganteschi, il suo allegro martellare dei giganteschi chiodi invisibili. Ah, adesso ci va proprio. Ok, ci vorrebbe una puntata di Quark su queste cose. Tizi in tanca che martellano la terra. Oh, finalmente un altro robot. Ok. Oh, io poi un colpo me lo devo prendere per forza, sempre e comunque. Un frammento di ceramica. Wow, bello. E adesso c'è il resto. Questi, vabbè, va. Questi bene o male. Allora io non lo riglio più, che tanto lo sappiamo come va la cosa. Oh, così. Tanto allora già la conosciamo. Un, due, tre. Olè. Ah, ecco fatto. Poi, acquacciati, che qua c'è castello della scellina. Vabbè, vieni.
Vieni. Olè. E questa è andata. Poi. Faccio niente! Tempo. Vuoi andare a certa maniera? Ma che... Resurrezione, voglio provarci. Ma venite per favore! Dov'è? Odio sta cosa che mi perde il lock dei nemici. Lo odio. Lo odio. Perché a finire ora adesso gli chiedevo dov'è? Pum! Cornata bella di diretta bella alla schiena. Cioè. Vabbè, adesso con tutti. Allora, io sono sicuro, quelli bravi sicuramente staranno inorridendo a vedere la mia prestazione qua. diciamo la prima prestazione qua, ecco, con tutte queste cose. Ne sono abbastanza convinto. Io purtroppo io non so cosa fare. Non lo so cosa fare, non so cosa devo fare. Ah, senti, io pure questo. Ok. Sì, tu carica. Oh. Vabbè. Qui, Icas. Vale. E che caspita. Poi. Là. Bene. Ok. Oh. Ecco, ora si aggrappa. Vabbè, grazie. Ora. Ci siamo. Calma. Numero uno. Poi. Ma siete scemi? Mi fanno il sorpresone, mi fanno. Io ci ho convinto, dice ancora che... Ah. Ma porca... No, ma sto andando alla grandissima! Poi soprattutto nello stealth. Porca miseria. Poi. Ma perché mi togli il blocco? È uno stress tutto questo. Che non è giusto mi togli il lock. Così. Di sua iniziativa. Oh! E almeno uno. Oh, ecco. Ma poi un attimo. Oh. Allora. Miseria. Allora. Sempre un casino, non... mi vedono, giusto? Sono insospettiti tanto, però non mi vedono. Quello dove sei andato? E addirittura. E che...
Ma perché non mi dai? Perché sta abbaiando. Che cosa? Non mi vedi. Non mi vedi. Non mai visto. Oh, a posto. E anche questa l'abbiamo fatta. Poi. Là. Tu mai visto. Due. E tre. La porca di quella. Ah, allora, ci siamo. Senta, ora andiamo a questo. Ora, quello adesso. Sì, vieni. Vieni. Puoi venire? Cioè poi quello se ne accorge e l'altro no. Allora. Dice, non. Oggi sulle parate sono proprio zero completo. Vabbè. Fiaschetta curativa. Oh, ora per favore mi tieni l'occhio lì per favore. Niente, non riesco a evitarlo. Non riesco a evitarlo. Non riesco a evitarlo. Oh! Oh, ecco, un uomo. Come si fa a evitare i colpi di questo? Come si fa a scansare i colpi di questo? Io non lo so. Ripeto, schivo mi prende, salto mi prende. Parare non ci provo neanche perché non penso sia. Non penso po si possa parare con la spada un toro gigante con le corna infuocate in corsa. Ecco, cioè, così a occhi croce direi che mi sembra alquanto improbabile. Però, insomma, io ora possiamo vedere cosa. Ok, parato. Solito discorso. Ok. Poi. Olè. Ma non è che c'è qualche altra cosa da questa parte che per fare un giro largo? No, no, per forza di là. Va bene. Là. No! Non mi si aggrappa. Non mi si aggrappa. Ecco. Poi. Oh. No, non mi rompete gli amminicoli. Vabbè, anche io ho capito, chi è? Ah, stanno uscendo fuori. Vabbè, a posto, senti. Posto così, eh. Ora. Giù.
Io voglio solo sperare. Perché tanto ora faccio così. È il papero. Va bene. Vai. Oh. È più uno stress, cioè è tutto uno stress. Anche già arrivarci è uno stress. Poi sto toro che, vabbè. E Castagnole, una volta si è tra i noi fa effetto, però ho capito che lo sconvolge fa iiii, fa tipo cavallo, però non fa, una volta si è tra i no, a meno che non c'è un momento particolare in cui va fatto, non lo so, io mi viene a pensare questo, io cioè io aspetto. Non so, ci sarà un momento particolare in cui farglielo, presumo a questo punto. Cioè, mi ha fatto magari un momento proprio ben specifico. E ciao, io vado via. Là. Oh, è giù. C'è il tizio e il panzone buontempone che mi sta cercando. Il martellatore folle di terre. Mi sta cercando pure. È stress. Anche perché non posso lasciarmelo tirare avanti e evitare tutte queste. Perché se no poi mi seguono. Poi questi me li ritrovo tutti quanti in uno scontro col boss. Insomma, non è che. Insomma, non, già che su quel toro loco là, già che è bello complicato. Tu immagina pure se devo farmelo con tutta sta gente che mi ha massacuta, ecco. Quindi, proviamoci. Martella. Oh, ti giri per favore, grazie. Oh, perfetto. Senta, allora, noi... Ma vabbè, tu sei bastardo, però. Ah, lancia su. Che poi questi due sono i meno. E tanto uno si fa stealth dall'alto, l'altro è facile. Uno, due, eccolo, siete uno stress. Siete un grandissimo stress. Io voglio provarci in un'altra maniera. Il che tirare i shuriken. Io voglio provare a vedere se tirando gli shuriken ci combino qualche cosa. Allora, adesso arriva. Ora mi vede e viene verso di me. Ok. Signor lei. Oh. Amoni. Ma beh dai, adesso ci mette pure questo. Eh sì, ce l'ho. Dai, là, almeno là, abbiamo unito quello, dai. Dai, sorella.
Ah, non so più il castagnone, te? Bene, e allora mo che faccio? Allora, niente, è evidente che i shuriken non funzionano. È altrettanto evidente che devo pensare a qualcos'altro perché non lo so che cosa devo fare. Io sono disperato. Io non so che cosa. Sono preso a castagnole convinto che avessero una loro utilità, ma io non. Mi sa che così non è. Signore, io direi a questo punto che noi ci salutiamo qui per questa puntata. C'è appuntamento alla prossima puntata di L'anima dei mortacci tua Shinobi. E dalla prossima puntata continuerò a soffrire. E vai. Alla prossima.